Di fronte ai momenti più difficili, i fatti della vita, la mia, ma anche e soprattutto quella del prossimo, mi hanno spesso consigliato, fortemente esortato, talvolta costretto, a concentrarmi sulla metà piena del bicchiere. Sovente funziona, meno meno nello scovare quel minimo di energia per non lasciarsi abbattere più del dovuto. In alcuni casi, più che individuare e apprezzare il famoso lato positivo delle cose, ci aiuta a prestare attenzione al bicchiere stesso, pieno o vuoto che sia. Già, un oggetto comune e di norma sottovalutato il bicchiere, come la maggior parte degli utensili di cui approfittiamo al riparo della consuetudine, tra una pandemia e l'altra. Come la casa, dove in questo particolare frangente ci troviamo in molti obbligati a restare. Ebbene, coerentemente con quanto detto, lo faccio per me e per chi mi ascolta. Voglio sforzarmi di elencare il maggior numero di aspetti favorevoli in questa straordinaria quanto necessaria cattività in cui ci troviamo. Costretti in casa, abbiamo più tempo per noi. Più tempo per parlare con coloro i quali condividiamo il tetto. Più tempo per ascoltarli. Più tempo per capirli. Corriamo di meno e sperimentiamo il valore della lentezza. Notiamo per la prima volta dettagli che abbiamo tutti i giorni innanzi agli occhi. Finalmente non abbiamo più scuse per aggiustare ciò che è rotto, per dipingere quella parete, per riordinare quell'armadio, per gettare l'inutile e per rimettere a nuovo ciò che è prezioso. Possiamo leggere di più, possiamo scrivere di più, possiamo ridere senza doverci sbrigare di smettere, possiamo fare all'amore senza fretta. Possiamo fare all'amore di mattina e possiamo fare all'amore nell'istante in cui non l'abbiamo mai fatto. Sperimentiamo cosa voglia dire aver paura tutti della stessa cosa, ed è reale. E magari alcuni la smetteranno di aver paura tutti della stessa cosa, ma che non è mai esistita per davvero. Possiamo giocare con i nostri figli senza pensare al prima e al dopo. Possiamo giocare con i nostri genitori senza pensare, punto. Possiamo giocare con i nostri fratelli e sorelle a tutti i giochi possibili. Tanto c'è tempo per ciascuno di essi. Decidiamo da soli il nostro tempo. Ovvero lo armonizziamo solo con chi desideriamo. Ci ricordiamo cosa voleva dire telefonare a qualcuno di lontano, anche solo per sentire la sua voce, perché ora ciò riguarda tutti i nostri amici e conoscenti. Siamo costretti a uscire di casa solo per un valido motivo, e questo ci impedirà di fuggire, solo di scegliere di andare o meno. Con le mascherine diventiamo tutti uguali nell'aspetto e tutti infinitamente diversi al di sotto, proprio come prima. Quando ci avviciniamo alla finestra, guardiamo il mondo di fuori con affetto. Tutto ci manca, dai raggi del sole alla pioggia, dalla brezza sul viso ai sassolini che entrano nelle scarpe, dal buongiorno del vicino prima di riprendere la consueta corsa al permesso prima di scendere dal treno della metropolitana. Prendiamo di meno o quasi per niente l'auto, ergo non ci stressiamo nel traffico. Non litighiamo con gli altri prigionieri di smog e ferraglia, inquiniamo di meno, consumiamo meno petrolio, rallentiamo lo scompenso climatico e il riscaldamento globale, negazionisti o meno. Abbiamo perfino il tempo per pensare a ciò che abbiamo detto e a quel che stiamo per dire, a ciò che non avremmo voluto fare e a quel che vogliamo fare e non abbiamo mai trovato il tempo di pensarci su. Ci capiterà di litigare, ma avremo più occasioni per far pace. Ci capiterà di far pace e avremo più occasioni per capire perché avevamo litigato. Corriamo tutti lo stesso rischio e ora condividiamo tutti il medesimo desiderio di sconfiggerlo. Siamo in grado di capire meglio, anche se solo un pochino, ciò che i nostri nonni ci raccontavano sulla paura di uscire di casa. Ci dedichiamo a rendere più bella la nostra camera. Ci dedichiamo a far lo stesso con quella di chi amiamo. Lo facciamo insieme. Facciamo di nuovo un mondo di cose assieme che ci eravamo abituati a far da soli, malgrado vivessimo insieme. Come mangiare, sparecchiare, cucinare, lavare i piatti, rimettere a posto i giocattoli o anche solo guardare un film. Facciamo cose normali per l'altro che abbiamo sempre avuto accanto. Gli laviamo i capelli, glieli tagliamo o semplicemente glieli pettiniamo. Gli facciamo un massaggio sulle spalle e gli diciamo cose carine che non gli abbiamo mai detto, perché non c'era tempo e ora c'è.
Di conseguenza, non ci sono più scuse per non discutere dei problemi di una vita. Possiamo concentrarci con calma su molti aspetti della nostra esistenza, di norma abitualmente trascurati. I nostri sogni e quelli degli altri. I semplici progetti, ma accantonati. Quelli impossibili, ma non c'è nulla di male a prenderli sul serio, ora. Possiamo pianificare il domani, illuminato dalla luce oltre il tunnel in cui ci siamo rifugiati. Sappiamo finalmente come vive ogni santo giorno la maggior parte dell'umanità. Sappiamo finalmente perché per la maggior parte di essa la nostra vita di prima sia la luce che a loro manca. Impariamo ad aver cura del nostro corpo per aver cura del nostro corpo e non per ottenere un like da chi incontriamo sulla via. Cose normali diventeranno straordinarie ed è anche un bene. Come fare la spesa, comprare il latte, il pane, la frutta, l'acqua o perfino una tavoletta di cioccolata. Perché, forse, non le daremo più per scontate quando torneranno solo normali. Capiremo meglio perché viviamo con chi viviamo, perché li abbiamo scelti e perché loro hanno scelto noi. Perché li amiamo e perché abbiamo smesso di farlo. Perché solo così abbiamo almeno una possibilità di ricominciare. Perché fermarsi e ricominciare spesso è l'unico modo per smettere di fare gli stessi sbagli. Mai come in questo momento siamo stati attenti alle parole di chi ci governa. Mai come in questo momento siamo stati attenti alle parole di chi ci governava prima. E magari, mai come nel prossimo futuro, staremo attenti a chi ci dovrà governare. Perché è in questi istanti che si vede chi è affidabile e chi pensa solo a se stesso. Un problema comune da affrontare insieme è infinitamente meglio per unirci di un nemico inventato per dividerci. Sarà il più banale di tutti, ma questo è il momento migliore per apprezzare il fatto di essere in buona salute. Altrettanto scontato, ma vero, siamo vivi e auspicabilmente lo saremo anche quando tutto questo sarà finito. 100. Il coronavirus è democratico, colpisce ricchi e poveri, cittadini di nascita o solo per desiderio. E l'unico modo per sconfiggerlo è rammentarci che a questo mondo siamo in viaggio tutti sulla stessa nave, il cui nome è ancora quello del giorno in cui è salpata, in una sola ritrovata parola. Umanità.